Prima di dare la linea alla nostra super inviata Sor Maria Vittoria, recuperiamo solo per qualche istante la notizia della prima scrematura del premio Strega, Maria Pia. Sì, perché avevamo intervistato Davide Grittani, poi avevamo già avuto anche il piacere di citare Eugenio Murrali, che pure era appunto nel primo gruppo dei candidati. Adesso con la scrematura, né l'uno né l'altro sono rientrati nella dozzina, che poi diventerà una cinquina il 5 di giugno, per arrivare a luglio fino al vincitore. Però voglio farti notare, caro Tony, che la maggioranza di questa dozzina è di firme femminili e non capita spesso, insomma, quasi mai. E tra le firme femminili che io preferisco, perché è anche una grande esperta di scienza, una divulgatrice straordinaria, c'è Chiara Valerio. Quindi vi consiglio di dare uno sguardo, andare sul sito, vedete, ci sono anche come Donatella di Pietrantonio, una firma già celebre con L'età fragile, poi altro autore meraviglioso è Paolo Di Paolo, notissimo columnist appunto delle nostre testate, per non parlare di Fabio Genovesi, adorato anche dalla nostra Maria Antonia Di Maggio. Oggi è il giorno che cito le nostre colleghe che al momento non abbiamo qui, però naturalmente fanno sempre parte della nostra grande famiglia. Assolutamente sì, quindi tanti libri da leggere. E adesso però diamo la linea a Suor Maria Vittoria, noi ci ritroviamo dopo il suo intervento. Ecco, buongiorno a tutti, cari amici. Oggi ci troviamo qui nella Casa Sollievo della Sofferenza, nel cuore dell'opera di Padre Pio, proprio nella prima cappella di questa Casa Sollievo, di questo ospedale. Qui con noi sono Maria Lucia, grazie, delle Apostole del Sacro Cuore di Gesù, che sono anima di questo ospedale. Ecco, Sor Lucia, subito passo alla domanda: chi era la vostra fondatrice? La nostra fondatrice era la Beata Madre Clelia Merloni, beata da 3 anni, nata a Forlì il 10 marzo del 1861, tra un po' di giorni è il suo 130° compleanno. Era una forlivese proprio a sangue puro ed era figlia unica, figlia di Maria Teresa Brandinelli. Il papà era un grosso commerciante ed era una persona molto facoltosa, ma Madre Clelia, dai primi anni della sua vita, ha sempre avuto una tendenza, ad essere una brava bimba, una brava figlia e soprattutto nutriva tanto sentimento religioso e tanto affetto per il cuore di Gesù. A pochi anni nell'infanzia, a 3 anni, rimane orfana di mamma. Il papà, si risposa. La mamma, Giovanna Boeri, le vuole tanto bene, la seconda mamma, insieme alla nonna, accudiscono questa bimba e la educano ai valori religiosi cristiani, anche se il papà non era né credente, era lontano dalla famiglia. Poi per motivi vari di lavoro si spostava in continuazione, a volte seguiva anche la famiglia, a volte no. Madre Clelia, nutrendo questo suo sentimento, a un certo punto si è fatta coraggio, quando cominciava a essere grandicella, adolescente, e ha manifestato questo suo desiderio di donarsi al Signore, al papà. Ma il papà ha fatto di tutto per distoglierla da questo suo desiderio, promettendogli mari e monti, aveva dei grandi progetti su di lei, figlia unica, ma Madre Clelia non ha ceduto, per cui entrando e uscendo da vari istituti religiosi, anche nell'istituto della Divina Provvidenza, dei Poveri della Provvidenza di Don Guanella, è entrata e lì c'è rimasto un po' di tempo in più, poi per motivi di salute ha dovuto uscire. Ma nelle varie esperienze di istituti religiosi che lei ha fatto, anche alla Madonna, all'istituto religioso di Savona, è entrata pure. Ha dovuto uscire per varie peripezie, o per motivi di salute, o per motivi economici. Alla fine lei ha capito che doveva fondare lei un istituto, e quindi un istituto che fosse consacrato al cuore di Gesù. E nel frattempo nutriva il desiderio che il cuore di Gesù gli desse un segno, che il papà si convertisse, che non morisse in disgrazia, insomma, ecco.
E a 33 anni a Viareggio Madre Clelia fonda l'Istituto delle Apostole del Sacro Cuore di Gesù. Questo è il primo titolo che le ha dato e per difendere e conservare questo titolo ha lottato, ha messo tutte le sue forze, perché poi il papà muore nel mese di giugno, muore con lei al suo capezzale confessandosi e comunicandosi. Quindi ha avuto Madre Clelia il segno chiaro che l'istituto, che il cuore di Gesù l'aveva, quasi mi commuovo a questo segno che lei ha avuto, perché è veramente un segno forte. Madre Clelia lo dice ancora: credete nel cuore di Gesù e vedrete i miracoli, perché lei ne ha visti tanti. Uno dei tanti, forse il più importante, perché i primi anni di fondazione l'istituto, come si suol dire, navigava sull'oro, perché lei attingeva al patrimonio del papà. Sì. Che il papà non gli faceva mancare poi il sostentamento, ricco, quindi gli dava, era ricco e concedeva alla figlia per mantenere quest'opera. Aveva le orfanelle, aveva gli anziani, la madre ha subito pensato all'educazione dei giovani e quindi aveva un educandato, e poi man mano le opere aumentavano e anche le vocazioni. Veramente era un albero fiorente. Alla morte del papà, Madre Clelia pensa di affidare il suo patrimonio a un amministratore che purtroppo, con dolore, abbiamo bisogno di dire la verità, era un sacerdote, il quale, senza voler giudicare, come lei dice, sarà stato un errore di amministrazione, sarà stato altro, ha distrutto, ha messo fine a tutto quello che Madre Clelia possedeva, praticamente era ridotta sul lastrico. La provvidenza l'ha fatta incontrare con il beato Monsignor Scalabrini, il quale l'ha presa subito a cuore la situazione, gli piaceva l'istituzione, quasi si è reso un secondo fondatore, ma non lo è mai stato. Un padre della provvidenza sì, però, infatti Madre Clelia nutriva molta devozione a questo santo vescovo, fino al punto però... quando lei ha collaborato con il Monsignor Scalabrini mandando in missione le prime suore all'estero, quindi la prima terra di missione è stato il Brasile, l'Argentina, poi gli Stati Uniti e poi oggi l'istituto è presente in 14 nazionalità all'estero. Però Monsignor Scalabrini voleva ormai prendersi quasi un diritto che, insomma, non so quanto gli spettava, voleva prendersi il diritto di associare, di incorporare l'istituto di Madre Clelia al suo, volendo chiamare le suore di Madre Clelia non più Apostole del Sacro Cuore di Gesù, ma suore zelatrici del missionario del Sacro Cuore, come erano loro i missionari. Madre Clelia si è opposta acerbamente contro questa intenzione di Monsignor Scalabrini, perché diceva alle suore: il mio istituto è l'istituto delle suore Apostole del Sacro Cuore di Gesù, perché è al Sacro Cuore che io voglio e consacro questo istituto, è a lui che dobbiamo rispondere. E anche la spiritualità, il carisma è tipicamente dei suoi anni, dell'Ottocento, che come il nostro anche altri istituti, era in fiorente la devozione al Sacro Cuore e soprattutto la devozione venuta da Santa Margherita Maria Lacocq, la riparazione. Ecco, Madre Clelia ci teneva tanto alla riparazione, perché avendo avuto l'esperienza del papà e c'erano veramente le sette, ce n'erano tante, la malavita regnava sovrana, e quindi Madre Clelia ci teneva a questa spiritualità, a questo carisma. Ma la riparazione non è riparare ciò che è già rotto, ma cercare di salvare la persona, la creatura umana, dalle cadute, lei dice, negli artigli di Satana, li dobbiamo strappare, li dobbiamo salvare al maligno. Per cui diceva che dobbiamo fare tutto per mettere in salvo le anime, i corpi e le anime. E in questo ha trovato un'anima quasi gemella con Padre Pio. Sì. Quindi, e poi, Sor Lucia, passa all'altra domanda, perché grazie che hai detto tutte queste belle cose da cui emerge comunque un carattere molto forte, deciso di Madre Clelia, e sicuramente lei ha sofferto tantissimo. Ha avuto anche il coraggio a un certo punto, perché lei ci teneva l'istituto, lei lo sentiva una sua creatura. Ecco. Sì, certamente. E quando ha visto che la presenza di Monsignor Scalabrini e lei aveva creato un po' di disguido, ma non solo, aveva creato un po' due correnti, alcuni che erano quasi simpatizzati e seguivano Scalabrini,
e altre lei, ma poi anche altre situazioni all'interno della congregazione che si erano create. Lei si è resa conto, ha pregato tanto e ha fatto capire, voleva capire dal cuore di Gesù cosa era meglio fare, cosa lei doveva fare pur di salvare l'istituto. E con grande coraggio, ma con grande sofferenza, ha lasciato l'istituto, è uscita. Madre Credi è uscita, è stata fuori dall'istituto 12 anni, l'istituto è andato avanti, e un po' di cattiveria umana, purtroppo il diavolo entra la mette sempre, anche come negli nella istituti vita di Padre religiosi, Pio, ecco, di tanti santi. Gli hanno negato qualsiasi rapporto con le suore, anche quello epistolare, niente, non aveva più niente, però lei non ha mai staccato il suo amore, il suo affetto e il suo cuore dall'istituto. Poi finalmente, dopo 12 anni, lei è andata percorrendo diverse strade, e quindi Roccagiovine è stata un po' a Roccagiovine, un po' è stata su anche in Alta Italia, un po' al centro, un po' al sud, insomma girando case diverse. Comunque è ritornata. Comunque dopo. Poi è ritornata, gli ultimi anni della sua vita li ha passati nella congregazione, ma anche qui è rientrata anche un po' per interessi della congregazione, lei l'aveva capito, era il momento in cui dovevano essere approvate le costituzioni ufficialmente, l'istituto doveva avere dei riconoscimenti ufficiali e quindi la fondatrice quindi doveva essere reintegrata. Il Vangelo. Lei ancora una volta rinnega se stessa e rientra. Chicco di grano sapendo, che cade. Muore. E quindi muore santamente il 21 novembre del 1930 in casa generalizia a Roma. Ecco, grazie Sor Lucia per questa bellissima testimonianza sulla vita della vostra fondatrice. Molto Madre in Clelia. Sintesi. Molto sì, molto in sintesi sicuramente. Ci incontreremo anche la prossima volta, già annunciamo qua ai nostri cari amici, per raccontare un po' la vostra storia nella casa Sollievo della Sofferenza, dove Padre Pio ha voluto il vostro istituto. Grazie a tutti e alla prossima volta. Pace e bene.